Cavalli al completamento della piegata e inizia a prendere velocità la macchina. Buono l'allineamento. Problemi per Rag Runner numero 2. Taglia subito corto il Varenne di Tony Young, targato Blessed. Scende lungo i birilli nei confronti di Rani Medi, che rientra a Rodriguez. Non prende il trotto Rag Runner e così ne rimangono in tre. Ripiega Rodriguez, lontanissimo Rag Runner. 200 in 15 e mezzo. E dopo lo strappo, Antonio Di Nardo amministra il vantaggio con il suo Royal. I tre cavalli vanno a completare i 400 iniziali, tranquilli, in 31, 15 e mezzo di frazione. Royal, Runnymede, Rodriguez. I cavalli affrontano la seconda curva, calma piatta, amministra il vantaggio, il leader, 47, 600, 16 di frazione. E siamo al completamento quasi della seconda curva, i tre cavalli si ripresentano davanti alle tribune all'attacco del giro conclusivo. Mezzo miglio in 1,4, Royal, Runnymede, Rodriguez, come quando son partiti. Si va alla gettonatura del primo chilometro, passato nell'ordine del 18,6, una buona frazione in 14,5, davanti alle tribune. E Runnymede si affaccia e costringe il leader ad allungare. Completamento anche di questa piegata, buona la frazione impiegata, in 15,9, 1,34,6, tre quarti di miglio. Penultimo rettilineo, si riaffaccia Runnymede, allunga Royal. Paletto dei 600 finali, frazione di fronte in 14,3. Perde un po' il contatto Rodriguez. Cavalli che affrontano la curva finale. Si va alla chiusura del miglio, riprende vantaggio il Royal. 2,3,5, 14,5 la frazione per mettere a tacere il Runnymede di VP. Continua di proprio passo il Varenne e addirittura si presenta facile al comando. Un trottone di saluto ben remunerato e passano a sé le vittorie in carriera di questo ennesimo Tufano Mania, ma questa volta è Baby Tufano in Salchi Tony Young. Bene Runnymede raccoglie Rodriguez. Io ho 2,33,5 sul mio cronometro. Cresce e come cresce, ci somiglia anche molto questo Varenne al papà per eccellenza. Tutto sommato, senza sbavature, Antonio Di Nardi in Salchi per il training di Baby Tufano. Totalizzatore che borbotta 1,47 e onestamente è una buonissima quota di come, quanto ha vinto questo targato Blessed.